Il commercialista di fiducia. Appuntamento settimanale sulle ultime novità fiscali e contabili. Il dottor Gianluigi Boselli vi guida attraverso le complesse regole fiscali italiane, offrendo consigli e risposte alle vostre domande. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di trasferimento dei bonus casa non fruiti, quindi delle detrazioni sulle ristrutturazioni e qualunque tipo di detrazione relativa ai mobili. Beh, a molti è capitato di vendere o acquistare un immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione che hanno generato delle detrazioni e che queste detrazioni non siano state ancora interamente utilizzate al momento della vendita. Il destino dei bonus in questi immobili può essere molto diverso a seconda di quello che è scritto nell'atto notarile e a seconda del tipo di trasferimento. Qual è la regola generale? Il principio generale è che in assenza di indicazioni, con la vendita dell'immobile si trasferiscono anche le detrazioni non utilizzate fino a quel momento all'acquirente, pertanto. Ecco, però c'è la possibilità, o meglio dire, la norma tratta anche però il salvo diverso accordo delle parti, quindi fa comprendere che è possibile fare anche diversamente se voluto delle parti. Quindi chiedo alla mia collaboratrice ragioniera Michela Boico cosa si intende per diverso accordo fra le parti. Si intende che è possibile che nel rogito sia esplicitamente indicato, ovviamente facendo eccezione alla regola generale, che le detrazioni maturate e non ancora fruite per una ristrutturazione realizzata sull'immobile oggetto di trasferimento vengano utilizzate dal venditore anziché dal compratore come normalmente sarebbe. Il rogito comunque non è l'unica opzione, infatti qualora manchi un'indicazione specifica nell'atto di trasferimento dell'immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può essere disciplinata anche da una scrittura privata autenticata dal notaio, ovviamente sottoscritta da entrambe le parti contraenti. E in questo documento ovviamente bisogna dare atto che l'accordo su questo punto esisteva sin dalla data del rogito. Quindi l'Agenzia Entrate però lascia spazio anche a possibili ripensamenti anche successivi. Infatti una circolare del 1998 tratta la questione in sostanza: qualora vi sia un accordo fra le parti, sia in sede di atto di compravendita, sia tramite una scrittura privata autenticata al notaio, in cui è previsto il mantenimento della detrazione in capo al venditore, quest'ultimo può annullarne gli effetti, quindi fare un ulteriore cambiamento, cedendo le quote residue di detrazione all'acquirente con una nuova scrittura privata sottoscritta fra le medesime parti. Attenzione però, questo ripensamento ha un termine, ossia il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, quindi in sostanza se fosse l'anno 2022 entro il 30 novembre 2023 e senza che logicamente il venditore abbia già fruito della quota di detrazione indicandola nella dichiarazione. Queste regole si applicano solo per le vendite? Effettivamente la regola era stata istituita per le vendite, ma si applicano anche a altre ipotesi di trasferimento. Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, secondo l'Agenzia Entrata la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi di una cessione dell'immobile e quindi anche per le cessioni a titolo gratuito, come per esempio la donazione. Allo stesso modo la norma si applica anche nel caso di permuta dell'immobile. Bene, io credo che abbiamo dato un indicazione agli ascoltatori per quanto è necessario stare attenti per gli atti di compravendita di immobili quando vi sono detrazioni sulle ristrutturazioni in corso e pertanto do appuntamento ai radioascoltatori alla prossima settimana. Ciao a tutti! Buona giornata! Per maggiori info 0523 45 31 20.